Bentornati nel mio canale. Oggi facciamo insieme un dolce per la festa del papà. Facciamo le zeppole fritte, che sarebbe la pasta choux, e solo che verranno fatte delle zeppole e poi fritte. Come vedete, gli ingredienti sono semplicissime. Ora ve li elenco: ci vogliono 500 g di farina bianca, 100 g di burro, 9-10 uova, 500 g di acqua, della carta forno tagliata a quadretti, una punta a stella, va bene sia questa stretta che quella larga, e un sac à poche usa e getta. Ora andiamo a far bollire l'acqua con il burro. Prendiamo un tegame abbastanza capiente e mettiamo l'acqua, il burro. Facciamo sciogliere anche il burro e dopo vi faccio vedere la continua per fare le zeppole. L'acqua con il burro sta bollendo e aggiungiamo la farina bianca tutta in un colpo, in questo modo. Una volta che abbiamo messo la farina, incominciamo a mescolare o con una frusta o con un cucchiaio di legno. Mescoliamo fino a quando non si stacca dalla parete della pentola e non diventa una palla. Naturalmente abbassate la fiamma, altrimenti si brucia. Una volta fatto questa operazione, mettiamo da parte e facciamo intiepidire l'impasto. L'impasto si è ben intiepidito e ora lo andiamo a mettere nella planetaria oppure in una ciotola e possiamo lavorarlo con un cucchiaio o una frusta. Io userò la planetaria perché viene benissimo, ve lo posso assicurare. Adesso metto l'impasto nel cestello della planetaria e incomincio ad aggiungere un uovo. Ho messo la frusta, aggiungo l'uovo e incomincio a lavorare a velocità 1, massimo 2. Una volta che si è assorbito il primo uovo, andiamo a incorporare il secondo e così via fino a quando l'impasto non risulterà abbastanza molle. Dopo vi faccio vedere la continua. Non vi preoccupate se l'impasto lo vedete in questo modo, ma è tutto normale. Adesso andiamo a prendere il tegame e mettiamo l'olio di semi, così incominciamo a preparare per fare le nostre zeppole. L'impasto per le zeppole è pronto. Io ho usato 10 uova perché erano piccole. Vedete, sarà così. Non sarà né troppo molle né troppo dura. Adesso lo mettiamo nel sacco à poche e dopo iniziamo a fare le zeppole. Prendiamo la carta forno e iniziamo a fare le zeppole. Come vedete, vengono benissimo e sono perfette. L'olio è arrivato a temperatura, mi raccomando, non deve superare i 170-180 gradi, altrimenti si bruciano oppure rimangono crude all'interno. Una volta che avete messo le zeppole nell'olio, mi raccomando, abbassate la fiamma, così vengono belle gonfie, soffici
e da dentro vengono ben cotte. Quando vediamo che la carta forno si distacca dalla zeppola, possiamo togliere la carta forno e riutilizzarla per fare le altre zeppole. Ora vi faccio vedere come sono venute all'interno. Sono cotte perfettamente e sono anche morbidissime. Sono buone anche da mangiare così, con dello zucchero. Quando abbiamo finito di preparare le nostre zeppole, le tagliamo a metà e le possiamo farcire con tanta crema pasticcera oppure con crema chantilly. Ora possiamo aggiungere le amarene sciroppate, vanno bene sia quelle fatte in casa oppure quelle comprate dal supermercato. Aggiungiamo un cucchiaino di sciroppo delle amarene, le chiudiamo e possiamo tranquillamente aggiungere tantissimo zucchero a velo vanigliato, che vi assicuro che dà un profumo meraviglioso. Spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta. Continuate a seguirmi sul mio canale Cucina Insieme Elvira. Ciao!